bambini, la sovrintendenza chiude l'anno al Gennaro Barra. Sì, l'atelier della creatività della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, oggi in gran festa qui all'istituto storico della nostra città, appunto l'istituto comprensivo Gennaro Barra, che ci ha seguito in questi 3 anni in quella che è stata l'attività formativa portata avanti dal servizio educativo della soprintendenza, che ha avuto, ha intrapreso con questa scuola un rapporto del tutto speciale. Grazie alla dirigente dell'istituto, la dottoressa Grimaldi, abbiamo avuto modo per 3 anni di seguire la crescita di questi ragazzi in ambito di educazione al patrimonio culturale. Noi come servizio educativo abbiamo messo a punto dei percorsi di conoscenza del centro storico per cercare di attivare nei bambini quanto più piccoli quella sensibilità nei confronti della tutela necessaria che si deve avere per il proprio patrimonio culturale. Sono dei piccoli semi che noi abbiamo gettato all'interno di un humus veramente fertile per far sì che i cittadini di domani della nostra città possano operare al meglio in quella che deve essere necessariamente la tutela e la conservazione non solo del nostro patrimonio culturale ma anche del nostro paesaggio. Sono 6 anni che attivo presso la soprintendenza l'atelier della creatività dei bambini e quindi un'attenzione particolare da parte della nostra soprintendenza, che si occupa istituzionalmente di tutela, di conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio nei confronti dell'infanzia e dei più piccoli della nostra città. Siamo una soprintendenza che appunto a livello nazionale porta avanti moltissime iniziative culturali e pratiche che sono state riconosciute dal Ministero come delle pratiche da implementare e soprattutto anche da ripetere presso altri organismi periferici della nostra città. Con questa festa si chiude quest'anno scolastico, ma speriamo che anche per l'anno prossimo possa continuare questa attività con questa scuola che ha risposto con il suo corpo insegnante, con tutte le sezioni della scuola in maniera veramente entusiastica e io penso operativamente molto, molto valida. Atelier dei bambini alla fine dell'anno, ma la sinergia con la sovrintendenza dura già da qualche anno e durerà ancora. Sì, è un triennio che si è stabilito questo rapporto di efficace sinergia per un percorso di educazione al patrimonio artistico e culturale delle nuove generazioni. Si è trattato di un processo metodologico e didattico veramente efficace sul piano appunto diciamo del riscontro emotivo dei ragazzi, quasi affettivo, oltre che poi per la produzione di opere fatte dai ragazzi dopo aver studiato i monumenti e la storia locale. È un percorso di educazione alla cittadinanza attiva, perché nei bambini di oggi si è voluto creare, come dire, un sostrato di educazione artistica delle future generazioni. I bambini di oggi diventeranno i futuri cittadini e dovranno essere portatori e testimoni di questi valori. E perché solo in questo modo la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale potrà avere un futuro. Noi viviamo in un paese che ha come sua bellezza principale quella dell'arte. Siamo un paese turistico e artistico e il futuro del nostro paese è legato anche a questo tipo di educazione. Ecco perché la scuola deve farsi carico di questi processi, perché sono processi educativi fondamentali, io dico, per la costruzione anche di un nuovo umanesimo, un umanesimo sì tecnologico, digitale, ma che rivaluta anche tutto il proprio patrimonio di tradizioni e di arte.